vecchio standard dava un'importanza molto forte alla valutazione della muscolatura. La muscolatura in un dogo argentino è una cosa importantissima, ma non, attenzione, una muscolatura voluminosa, enorme, gonfia, che poi tocchiamo magari anche mollaccia, probabilmente anche, frutto di un aiuto farmacologico. Deve essere una muscolatura che deve essere frutto di una ginnastica funzionale, dell'allenamento, che però porta in montagna, lo portano a salire i prati, lo mettono sul tapis roulant, ma deve essere fondamentalmente un atleta. I tessuti connettivi devono essere proprio non lassi, deve esserci una buona definizione, devono proprio vedersi le masse muscolari, una pelle che è spessa ma ben adesa a quella che è la muscolatura, del dolore. Cioè, si deve intravedere questa muscolatura esplosiva nel dolore argentino. Non per niente, in alcuni vecchi cani si vedeva addirittura un solco mediano in corrispondenza della linea dorsale, proprio frutto di questo avvallamento, di questa ipertrofia del muscolo. Sì, lungo questa, proprio questa scanalatura, una grande muscolatura, questa è una caratteristica di tipo nel dogo argentino. Le caratteristiche di tipo nel dogo argentino fondamentali ritengo che siano: primo, una testa in tipo che non deve ricordare nessuna delle altre razze, perché la testa del dogo è una testa in tipo. Le proporzioni, che devono essere delle proporzioni corrette secondo quanto abbiamo detto, tra altre cose non tralasciando i diametri trasversi, perché il dogo argentino non è un cane alto e stretto, è un cane che deve essere con dei diametri trasversi ben sviluppati, un buon petto, una buona cassa toracica ben sviluppata in tutte e tre le dimensioni, e deve essere un cane di sostanza, intendendosi per sostanza un cane con una buona ossatura associata ad una potentissima muscolatura. E ultimo, il carattere, è una caratteristica del tipo del dogo argentino, un carattere che poi arriveremo a carattere, un carattere che deve essere da dogo, non deve essere un cane assolutamente pauroso, però non deve essere nemmeno un cane iperaggressivo. Però questo ci arriveremo più avanti quando parliamo del carattere. La natura è calma e sicura, è intelligente, relazioni rapide, acide, sottolinea il carattere gioioso di fuoco. È fedele ed affettuoso, il corredamento notevole, l'attitudine fisica ne fanno un vero atleta. È un atleta. Essendo un animale di sottratto armonioso, la testa ugualmente di proporzioni medie, la lunghezza del muso è identica a quella del cranio, di questo ne abbiamo già parlato precedentemente. L'altezza garese corrisponde a quella della coppa, l'altezza raggiunge il 50% della scappa e scappa, che sono 15% alta. Quindi un cane costruito nel rettangolo, corto, ma pur sempre nel rettangolo. Gioioso, franco, amabile, non diffidente, abbaia poco, non è un grande abbaiatore, perché il dogo argentino non è un grande abbaiatore, deve essere abbastanza silenzioso, anche come guardiano, anche un guardiano piuttosto silenzioso. Non deve essere aggressivo, tratto il carattere che deve essere attentamente tenuto sotto controllo. Laterale alla predisposizione a dominare, in particolar modo marcata nei maschi, o coinvolge continuamente in lotte territoriali con cani dello stesso sesso. Ora, è chiaro che in un regno di giudizio, a volte quando si hanno di una classe con un regno piccolo con diversi maschi, è chiaro che questi maschi si rimettono sicuramente a ringhiare tra di loro. A me personalmente è capitato di andare in Argentina con due maschi insieme in allenamento. Però dei maschi che si sono alzati la mattina, sono saliti in allenamento, non si sono manco guardati, erano così. Perché sapevano, allora nel loro cervello l'idea del cinghiale. È chiaro che un nostro cane che non ha fatto la corretta ginnastica funzionale, che non sa probabilmente nemmeno di che colore è un cinghiale, non sa così con chi prendersela, essendo un cane dominante, probabilmente può ringhiare anche nel ring di giudizio. Una cosa importante però da tenere bene in considerazione è la socializzazione. Questo cane qui può in un ring anche ringhiare un altro, ma certo non si deve mettere a fare il pazzo, normale. Però può anche mettersi a ringhiare. Sicuramente non si deve mai avventare nei confronti del conduttore, non si deve mai avventare nei confronti del valutatore. Perché se io, che mi sono avvicinato senza fare niente, ancora non ho un atteggiamento aggressivo, ma sto semplicemente guardando questo cane, è chiaro che quando vedo un cane in un ring non gli ficco due dita nell'occhio e gli ficco le mani in bocca quando lo chiedo al proprietario se si può toccare con i giusti modi. Perché è chiaro che se quel cane prende e mi si avventa contro e tenta di mordere, questo cane esce alla velocità della luce. Non è che c'è dubbio, anche perché è una razza che è inserita nelle razze pericolose, e portare avanti questo genere di aggressività ingiustificata nei confronti dell'essere umano non porta assolutamente niente, se non quella di avere una cattiva informazione, quindi una disinformazione, quella che è la componente caratteriale della razza.